Operazione della Guardia di Finanza presso una catena di grande distribuzione di Cremona, presso un commerciante all'ingrosso di Casalmaggiore e presso un supermercato di Soresina, sequestrate 10.000 mascherine e 18.000 guanti in lattice, privi di indicazioni in italiano sui materiali utilizzati e privi di indicazioni chiare circa il fatto che non fossero utilizzabili come dispositivi medici. Secondo Walter Montini, presidente dell'ARSAC, l'ente che riunisce le 30 case di riposo operanti in provincia di Cremona, o la regione autorizza ad occupare i posti letto rimasti liberi dopo i decessi registrati per lo più a causa del Covid-19 o copre i mancati introiti, oppure a settembre molte strutture saranno costrette a portare libri in tribunale e a dichiarare il dissesto finanziario. Massima fiducia invece nella magistratura circa le indagini in corso. Dall'Italia, Italia in profonda recessione appena dopo la Grecia, con un rimbalzo tecnico nella seconda metà dell'anno sostenuto dagli aiuti del governo e una parziale ripresa l'anno prossimo. Sono queste le stime elaborate dalla Commissione Europea circa il nostro paese. Prevista una contrazione del PIL del 9,5% quest'anno e un rimbalzo al 6,5% nel 2021. Approvato dalla Camera un emendamento che permette la ripresa delle messe. Dopo le polemiche dei giorni scorsi è stato raggiunto un accordo con la CEI sulla sicurezza, ciò che ha sbloccato la situazione. Dal mondo, il presidente americano Trump accelera i tempi per la riapertura del paese anche a costo di un bilancio più pesante delle vittime. Anche la task force incaricata di occuparsi in questa fase della situazione potrebbe essere cambiata, benché Anthony Fauci e Deborah Birx continueranno ad essere consultati come massimi esperti sanitari. Intanto a Mosca nelle ultime 24 ore sono stati registrati altri 5.858 casi di Covid-19 per un totale di 85.973 contagi. La sola capitale russa dunque avrebbe superato il numero di contagi dichiarati nell'intera Cina, pari a 83.968, con un aumento giornaliero a Mosca del 7,3%. Lo sport, avviati dall'UEFA le procedure di rimborso dei biglietti per gli europei 2020 rinviati all'anno prossimo. La richiesta va presentata entro le ore 14 del 26 maggio. Ciclismo, definitivamente annullato il Tour of the Alps, ex Giro del Trentino, tour che si sarebbe dovuto disputare dal 20 al 24 aprile scorsi. Gli organizzatori, preso atto della situazione di perdurante incertezza, puntano tutto sull'anno prossimo.